Ciao, ti contatto per dirti che stiamo organizzando un nuovo evento. Ti piacerebbe partecipare come espositore? Ciao, posso avere info sull'evento? Ciao, certo, l'evento si svolgerà nei giorni A e B, dalle ore C e D. Il costo è di tot euro e bla bla bla. Ciao, stiamo chiedendo le prenotazioni per gli espositori. Puoi dirmi se confermi la tua presenza? Ciao, scusa, hai visualizzato? Salve a tutti, cerchiamo espositori per l'evento cosplay. Vi interessa lo stand del formaggio? Ma sì, certo, Lei perché non mi interessa più! Salve, potrei chiedere info sull'evento cosplay? Ciao, certo, l'evento si svolgerà nei giorni A e B, dalle ore C e D. Il costo è di tot euro e bla bla bla. Ah, dai, benissimo. Però mi sono resa conto che la mia merce non c'entra niente con il vostro evento. Arrivederci. Ciao, ti contatto per dirti che stiamo organizzando un nuovo evento. Ti piacerebbe partecipare come espositore? Sì, ma io non mi faccio pungere. Dai, ma che figo, ma chiedete Green Pass? Sì, Green Pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti. Ah, allora no. Aspetteremo tempi migliori. Salve, può darci conferma per la sua partecipazione? Visto che c'è il Covid, non veniamo. Visto che c'è il Covid. Cos'è il Covid? Oddio, cos'è questa storia? Nessuno mi ha detto niente! Pronto? Ciao! Con chi sto parlando? Dov'è Su? Mi scusi? Lei ha scritto un post su un evento che si trova a Su. Dov'è Su? Io sono Francesca, lei è? Ma sono la Teresella! Ho un tavolo! Abito in una regione che ovviamente non è la regione dove vi trovate voi. Su, che paese Su, SU, non è un paese, è una provincia ed è in Sardegna. è? Ah, e allora no. Grazie. Salve, stiamo realizzando il sito internet per l'evento. Ci occorrerebbero una vostra foto ed una breve descrizione delle vostre creazioni, così da potervi fare pubblicità. Ok, poi glielo mando. Buongiorno, si ricordi le foto e la descrizione? Buongiorno, sì, certo. Salve, entro la fine della settimana ci occorrono le foto e la descrizione. Ok, le mando le foto domani. Buongiorno, ho ricevuto solo le foto, manca la descrizione. In che senso? Mi manca una descrizione della vostra attività. Cos'è che devo fare? Mica l'ho capito. Salve, io sono una pista, faccio cose solo fighe. Ho scritto un libro che hanno comprato tutti i miei parenti. Quindi se mi volete al vostro evento dovete pagarmi vitto, alloggio e trasporti. Esporre con un proprio banchetto ha un costo. Ciao, avresti piacere di fare da sponsor al nostro evento? Dai, che figo! Che devo fare? Puoi lasciare una o più delle tue creazioni come premio dalla gara cosplay, o in alternativa un buono sconto per una tua realizzazione. Perfetto, ma lo pagate voi? Ciao, allora io porto l'unione di due personaggi di due anime diversi. Ciao, non credo si possa fare a meno che i due personaggi non siano in qualche modo collegati. In ogni caso, mandaci le foto di riferimento. Ok. Scusami, hai mandato la foto di un adesivo e i personaggi da due sono diventati quattro. Sì, non va bene. No. Dai, allora ne faccio solo due. Ok, ma quali? Altri due ancora? Ascolta, abbi pazienza, è una gara cosplay. Devi appunto gareggiare mostrando un cosplay. Ok, ne porto uno. Grazie. Ricordati di inviare l'audio della scenetta. Non lo fate voi? No, anche l'audio è un valore aggiunto alla valutazione dei giudici. Ma se ti mando un link da YouTube, me lo scarichi? Scusami, non posso essere io a scaricare il tuo audio. Lo so, era per vedere se lo sapevi fare. Ricordati che le iscrizioni scadono tra 2 minuti. Posso aspettare ancora qualche minuto? Scusami, il tempo massimo per iscriversi è scaduto, mi dispiace. Ma mi mancava solo l'audio, ce l'avrei fatta. Vabbè, mi iscrivo il giorno stesso. Va bene.
Posso portare il PC a scaricare la musica? No! Questo evento fa davvero cagare. Ok. Però vengo lo stesso più dei miei soldi. Ok. I giudici mi stanno tutti sul cazzo. Ok. Però mi iscrivo ugualmente alla gara. Ok. Ma non gareggio. Mi esibisco soltanto, ma non voglio essere valutata da questi giudici. Ok. Complimenti a tutti i vincitori. Per tutti gli altri partecipanti c'è un premio di consolazione. Dov'è il mio premio? Ecco, prendi. Grazie. Ora scrivo un post frecciatina sull'evento per dire che l'evento è una merda e tu sei una grandissima stronza.